Signore e signori, bentornati nel nostro viaggio culinario attraverso la nostra grande Italia. Oggi parleremo con un altro grande chef d'eccezione, lo chef Jacopo Leopardi, che ci parlerà delle Marche. Eh sì, parleremo delle meningiscasse e delle grandi Marche. Allora, per non dimenticarmi nessuno, voglio prendere anche un modello di appunti, se mi permette, parlando delle grandi Marche. Allora, eccoci, vado a leggere. Allora, prima di tutto prendiamo un degame per preparare le meningiscasse, un degame Bellardinetti, dove stendiamo strati di pasta Antonelli, buona anche la monachese, ma l'Antonelli l'ha superato persino la storica Piccioni. Aggiungiamo besciamella caramè e carne di manzo dell'allevamento Spadoni, parmigiano Simonetti e rigaglie di pollo della Mangelleria Angengolani. Formiamo vari strati e mettiamo un forno a 180 gradi, mi raccomando che il forno sia capriotti. Scusi, ma c'era bisogno di fare tutti questi nomi? Lei mi ha parlato delle grandi Marche. Scusi, no, io ho parlato veramente della regione, le Marche. Sì, effettivamente queste sono importanti, perché la regione è piena di Marche che fanno grandi le Marche. Io sono Piero Massimo Macchini e vengo dalla città notoriamente più vivace d'Italia. Fermo. Si trova nelle Marche, che tra l'altro è un nome che non gli rende giustizia, Fermo si dovrebbe chiamare Paralisi, sinceramente, sarebbe molto meglio. Però io ci sto bene nelle Marche, soprattutto perché campo grazie alla pensione di mia madre, Ma lo faccio perché sto al passo con i tempi. Siccome il governo dice che noi giovani non arriveremo mai a prendere la pensione, allora io mi sto a godere un po' quella di mamma. E poi gliel'ho detto, guarda che mamma potrebbe pure prendere l'invalidità. Vuole continuare a camminare con le gambe sue. A me mi pare un'ingiustizia questo. Comunque nelle Marche si sta benissimo, c'è tutto, c'è il mare, la montagna, le colline, un sacco di negozi, un sacco di abbigliamento, dei vestiti. L'unica cosa che non mi piace delle Marche, sai che è? I marchigiani. Il marchigiano, guarda, i marchigiani li peggio, perché il milanese che viene nelle Marche dopo 10 anni parla ancora milanese. Il romano che viene nelle Marche dopo 10 anni parla ancora romano. Il marchigiano che va a Bologna per una laurea, dopo 20 minuti parla bolognese. Che un marchigiano che parla bolognese non si sente. Mamma dice come mettere la cravatta sul porco. Lui la puoi mettere anche di gradazione rosa la cravatta, ma comunque gli sta male. Fai un po'. Oh, vedi, gli sta male, non è? Ah. Licenziato, vada. Perché? No, perché lei. Faccia poco. Viene per esempio un nome del grande poeta del romanticismo. Ah sì? E qual è? Leopardi. Sì, dica. Giacomo. Jacopo. Giacomo Leopardi. Ah sì, ce l'ho letto. Ho letto un libro di poesie di Giacomo Leopardi, mi è piaciuto tanto, Edizioni Rossetti. Certo. Penso, abbiamo preparato un pranzo anche per lui commemorativo, è un pranzo, l'abbiamo intitolato Pranzo all'infinito. E vuoi sapere come inizia? Alla luna. E sai quando lo famo? La sera del Dite Festa, appena c'è la quiete, dopo la tempesta. E secondo te chi è invitata? A Silvia. E il passero solitario? Paga di meno. Dopo questo, ci vediamo alla prossima regione, grazie. Che Marca è la telecamera? E niente, quindi la ricetta dei vingisgrassi è che buoni, è buoni. Tu prova i vingisgrassi, devi mangiare, dopo dici, ah, oh, tanto è buoni i vingisgrassi.